Siamo venuti in piazza come Over the Fortress, come un altro punto importante del nostro percorso che parte da lontano. Parte da lontano come l'appello che abbiamo deciso di raccogliere oggi. L'appello lanciato dal City Plaza Hotel di Atene, una realtà che combatte giornalmente contro il razzismo che sta invadendo la nostra Europa. Una realtà con cui abbiamo avuto modo di collaborare nelle loro terre, nei loro spazi, quando eravamo in Grecia l'anno scorso a visitare, a portare il nostro supporto ai migranti siriani che si trovano costretti a vivere la tragedia dei confini e delle politiche migratorie dell'Unione Europea. L'appello parla chiaro, è stato chiamato infatti a un anno del tremendo accordo fra la Grecia e la Turchia, un accordo a dir poco abominevole, un accordo per il quale l'Unione Europea sta pagando il sultano Erdogan, che non solo si rende celebre per la guerra civile contro i curdi, non solo si rende celebre per il tristissimo impegno militare in Siria con il proprio esercito, ma che soprattutto si rende tristemente celebre per il trattamento dei migranti siriani all'interno della Turchia, che vengono costantemente discriminati, i cui diritti sono costantemente stracciati davanti ai loro occhi. Non si hanno infatti semplicemente casi di abusi o addirittura di respingimenti delle frontiere, ma è stato più volte documentato un caso di stabile sfruttamento del lavoro minorile dei bambini siriani nelle fabbriche tessili. Ecco, per tutto questo l'Europa sta pagando la Turchia pur di non dover affrontare il problema dei migranti. Ma ricordiamolo ancora una volta, il City Plaza lancia l'anniversario con questo tremendo trattato, ma ricorda anche che 2 anni fa, nello stesso momento, eravamo al centro della Fortezza Europa, a Francoforte, sotto la Troica e la Banca Centrale Europea, ricordandoci che questa crisi ha dei colpevoli e che non si tratta di nessunissima crisi dei migranti, non si tratta di nessuna emergenza migratoria, si tratta solamente di una crisi politica, etica e dell'umanità che manca a questa governance che pensa solamente al suo profitto. Ma proprio in questi giorni, dove la Troica sta dimostrando tutta la sua fermezza e dove le destre xenofobe avanzano giorno dopo giorno, ecco che noi dobbiamo stringerci tutti assieme. Dobbiamo dimostrare che nel momento più buio siamo in grado di unirci e di dimostrare che non lasceremo tutto questo passare senza fare niente. Dimostrare che siamo pronti alla lotta, siamo pronti alla resistenza, perché se non ora avremo finalmente perso ogni speranza.